c'è stato un po' di maretta in regione per quanto riguarda la legge sull'editoria e i finanziamenti da dare. Beh sì, mi sembra addirittura scandaloso quello che sta avvenendo in regione. Andremo fino in fondo per capire i motivi per i quali questa legge per la quarta volta viene aggiustata. E mi sembra tanto un provvedimento che venga fatto ad personam per qualcuno, una volta uno, una volta l'altro. Insomma, credo che non si può usare il denaro pubblico e il potere legislativo per fare atti di questo genere. O si cambia la legge nella sostanza, o si fa un'altra cosa, ma non si può aggiustare l'articolo 1, l'articolo 2, la virgola, la controvirgola, perché così si può pagare, se no non si può pagare. Beh, mi sembra proprio una procedura vergognosa. Vista l'esperienza, abbiamo anche condiviso con Assostampa una nuova legge che punti alla semplificazione dei criteri. Per cui il giorno stesso della presentazione della domanda di contributo si può avere la riscossione perché si semplifica l'accertamento. Un mezzo potrebbe essere quello di basarsi sul numero del personale, punto. E quindi dare tutti i finanziamenti sul numero del personale in maniera che non ci siano questioni legate a fatture, sovrafatture, fatture gonfiate o rimborsi non dovuti. Naturalmente c'è da eliminare, a mio giudizio, anche un altro problema, quello che la clausola ad excludendum di un'unica televisione in Molise, che è Telemolise. Clausola che è stata fatta basata su un certo numero, 40.000 euro, provenienti dalla 488, che impedirebbe di partecipare a questa legge. Una cosa che noi abbiamo sempre contestato, una cosa che sta producendo anche qui dei ritardi e dei pericoli ai fini dell'applicazione della legge, perché non si può discriminare uno escludendolo da una legge di sostegno dell'editoria, ma non solo, a veder bene questa clausola avrà dei riflessi su tutte le televisioni, perché quelle che accedono ai contributi della 488 supereranno tutti i 40.000 euro di contributo e quindi la legge per loro non potrà essere fatta. Così scopriremo che la legge fatta per l'editoria è una legge truffa.